Bentrovati, buona domenica a tutti quanti voi. Ho visto la partita dell'Inter con la Roma, non vedo pagliacciate io, non guardo pagliacciate, non ho tempo da perdere. Però il risultato, 4-2, mi sembra un risultato che la dice lunga. Non ci sarà stata partita, l'Inter li avrà schiacciati, li avrà dominati e si chiude là la vicenda. Non entro nemmeno nel merito, non mi interessa, però... Poi quello il diavolo ci mette la coda. Il diritto del gioco possa essere una vittoria discutibile sotto l'aspetto del gioco, attenzione, poi sono tutte discutibili, perché l'Inter è una squadra fallita, una squadra che non dovrebbe stare in questo campionato, è una squadra che dovrebbe stare in un altro campionato, quella della fallimentare del Tribunale di Milano. Lì deve stare l'Inter, perché l'Inter è fallita, ha 1.300.000.000 di passivo e non può prendere parte, ma su questo indugeremo anche nei prossimi giorni, perché dobbiamo dare le verità, le notizie alla gente, come stiamo facendo sempre d'altra parte. È proprio nell'annata in cui si stanno divertendo di più, voi pensate, si stanno divertendo al massimo, stanno facendo un campionato che forse mai hanno fatto, sotto la brillantezza del gioco, sotto la superiorità verso gli altri, totalmente, sarà il canto del cigno, perché questi, in questo campionato, probabilmente potrebbe essere l'ultimo dell'Inter in Serie A, perché si sta presentando il conto prima o poi arriva, non è che non arriva. E bisogna pagarlo, ci sono 1.300.000.000 di passivo che vanno coperti, c'è qualcuno che li possa coprire? Ci sono le tecniche speciali per coprire questo 1.300.000.000? E allora, vedete, sono con una spada di Damocle e non se lo stanno nemmeno godendo, non se lo stanno godendo perché sanno bene che la situazione dell'Inter è drammatica, è deficitaria e i giornali di riferimento non ne parlano perché non gli conviene parlare. Poi ci sono quelli non di riferimento che invece ne parlano tanto, ne parlano molto. Quindi è una situazione aberrante, cioè per maggio Zhang, che è in galera e nessuno lo smentisce, quindi questi immorali hanno anche un presidente arrestato, hanno un presidente in galera, vogliono fare la morale agli altri, questi delinquenti. E allora, credo che Oaktree debba rilevare le quote messe in pegno da Zhang, cioè se non gli restituisci i soldi, Oaktree prende i soldi, in impegno, le quote dell'Inter. Ma sulle quote dell'Inter irrompono anche i creditori di Zhang, quelli di Hong Kong piuttosto che di New York, quelli per i quali lui non si presenta alle cause, rinuncia a presentarsi, non si fa portare, innanzitutto per non farsi vedere arrestato, perché se no lo devono inquadrare, fotografare in mezzo agli agenti. Quindi lui questo non lo permette. E poi perché è evidente che quando si va in tribunale, quando non si va in tribunale, si chiede sempre il rinvio. Il rinvio, poi i conti devono arrivare. Ma Oaktree prende le quote, ma sono quote di una società fallita, di una società che deve dei debiti. Allora non è che Oaktree, come al Milan, prende le quote e fa l'Inter. No, e i debiti chi li paga? Fatemi capire, chi paga i debiti? Rimangono sempre questi debiti? No, non possono sempre rimanere questi debiti. Le voci secondo le quali Marotta potrebbe sganciarsi sono voci molto eloquenti, sono voci molto
particolari. Sono voci che la dicono lunga sul disastro dei conti dell'Inter. Ormai l'Inter c'è soltanto fisicamente, ma dal punto di vista economico l'Inter non c'è più. Le scadenze arrivano e prima o poi devono arrivare. E allora il più bel campionato dell'Inter che sta facendo, non credo che ci sarà a questo punto qua, per colpa di Allegri, non credo che ci sarà un altro 2002, non lo credo a questo punto qua. Se la Juventus non avesse avuto Allegri sulla panchina, probabilmente ci sarebbe stato, ma non c'è. Non c'è assolutamente, e quindi credo che possano dormire sonni tranquilli. È troppo scarso Allegri, troppo scadente come uomo e come allenatore, cioè non c'è bisogno di... Quindi, in pratica, l'Inter, quando si va a descrivere al campionato, ma non c'è nessuno che fa rivelare la situazione, fa rilevare la situazione della formazione nerazzurra. Ci sarà prima o poi qualcuno, ci sarà prima o poi qualche associazione che dice guarda dove vanno, non potete continuare a fingere, a chiudere gli occhi, non potete continuare a tenere una squadra che non ha la copertura finanziaria, non potete continuare a tenere una squadra indebitata fino al collo. E l'Inter è indebitata fino al collo. Purtroppo la situazione è particolare perché questa vicenda, questa diciamo situazione strana, questa situazione impellente è rappresentata da una pressione che stanno facendo i vertici europei e internazionali, come Infantino, che è un tifoso dell'Inter che mai permetterebbe che l'Inter possa fallire, e Seferin, che è un suo, diciamo, una sua macchietta. Però, come ben sapete, anche in questa vicenda c'è una voglia di buttare tutto all'aria. Seferin dice di non candidarsi più, l'UEFA ormai è in minimi termini, ormai l'UEFA è totalmente al ribasso, ed è per questo motivo che si rischia moltissimo per l'Inter. Quanti sono i rischi dell'Inter? Tantissimi che non stiamo qui a spiegare in 5 minuti, ma che vi sono in una maniera incredibile, vi sono in una maniera notevole, vi sono perché vi è un disastro economico sul quale non si può più fingere. Fino a questo momento l'hanno fatta passare sotto traccia la vicenda, oggi non può più passare sotto traccia. Oggi i conti vanno snocciolati pubblicamente, i conti vanno messi sul tavolo. Oggi l'UEFA chiede, UEFA non intesa come organismo, diciamo, dei notabili, Seferin, Gravina e via dicendo, ma intesa come società, non possono dire perché l'Inter è una squadra che partecipa al campionato, alle coppe europee, quando non può farlo. Vedete, sono molte le dinamiche. Ecco perché, ironia della sorte, il loro campionato più bello, questo,
potrebbe essere realmente l'ultimo. Devono trovarsi la squadra, oppure devono andare alla periferia di Milano a mettere gli striscioni ad un campo di Serie D. Anche perché farla fallire, diciamo, a campionato in corso, ci sarebbero molte, molti rischi notevoli, e non soltanto di carattere, diciamo, d'immagine. Quindi anche le tre squadre della Serie B devono stare molto attente, quelle che vanno in Serie B, perché una delle tre potrebbe essere ripescata con l'eliminazione dell'Inter. La terz'ultima può salvarsi, quindi è importante per le squadre che stanno in giù arrivare al terz'ultimo posto, perché potrebbe essere un'ancora di salvezza quella dell'Inter. Ormai qui di calcio giocato non ne parliamo più totalmente, non ne parliamo più perché è una squadra totalmente imbarazzante come l'Inter a livello di organico, sta uccidendo il campionato. Questo sapete che significa? Significa che il livello è basso e che Juventus, Milan e Napoli sono allenate male, non hanno organizzazione. E poi c'è il VAR che è spietato, è totalmente spietato, perché loro stanno tentando un'ultima. Vedrete anche in Europa prenderanno dei vantaggi enormi con gli arbitri. Stanno tentando un'ultima chance, quella di farli vincere, di far crescere il brand e vedere se gli arabi attraverso Infantino possano piano piano riuscire a salvare questa squadra. Ma questa squadra ormai difficilmente si può salvare, questa squadra difficilmente può diciamo far tornare i conti. Ci sarebbe l'azionariato popolare, ma non è consentito. Quindi l'Inter, che ha perso 9 titolari, lo ricordiamo, e tutti bravi, sta dominando la scena. Ma non vi chiedete che cosa sta succedendo? Non vi chiedete il perché? Una squadra che massimo può fare il quinto posto, se si gioca normalmente, è avanti e sta ammazzando il campionato. E io poi che cosa devo pensare? Non devo pensare che con l'Empoli Allegri se l'è venduta, no? Cioè non devo pensare che Allegri contro l'Empoli ha fatto quel poco, perché lì il rischio c'era, la Juve si metteva più 4 dall'Inter e l'Inter doveva avere la partita a Firenze. E lì si è giocato tutto, in quella gara. E tu vai a sbagliare volutamente quella gara. Io penso che le malefatte di Allegri superano quelle dell'Inter. Le superano di gran lunga. Le malefatte di Allegri sono più, perché lì l'Inter non hanno i conti a posto, ma questo ne combina di tutti i colori, ne combina totalmente di tutti i colori. Francamente mi sembra particolarmente strano che questa cosa nessuno la rilevi. Allegri ne combina. Per me la partita con l'Empoli è una partita non regolare. Non può essere una partita regolare. Non è possibile. È una gara irregolare. Era la squadra che aveva segnato meno gol in Europa. Vieni a Torino e segna. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma davvero pensate di prenderci per culo? Io per culo non mi faccio prendere più, è da tempo che non mi faccio prendere più. E le cose ve le dico, come potete notare, me ne sbatte proprio. Mi fermo qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche e mettere un like se lo ritenete opportuno. Molti mi dicono
perché non parli della sonnolenza stampa, della vergogna stampa di Allegri, ma davvero voi pensate che uno che ha studiato, uno che ha tanta esperienza come me, come tanti altri che ne hanno più di me e hanno più qualità di me, possono ascoltare Allegri, cioè due parole di Allegri, ma davvero pensate questo? Cioè chi si ascolta Allegri è un pazzo scatenato, non, italiano zero, ironia sotto zero, uno stupidaggine, chiacchiere, stupidaggine, messaggi in codice mandati, la sofferenza stampa, cioè possibile, la Juve è arrivata a questo, con questo deficiente sulla panchina, la Juve è arrivata a questo, e mi dispiace purtroppo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno. Alla prossima.